Valle d'Aosta, terra di alpeggi, di grandi montagne e di vino. Non ci credete? Scopriamolo insieme. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi parliamo di Petit Arven di Cantina Le Crête. Siamo ad Aymaville, ad un'altezza di circa 640 metri, e qui sorge la cantina Le Crête, che produce vini dal 1989, su terreni quasi ai piedi del Monte Bianco. L'azienda si è occupata in questi anni di salvare o far rinascere vitigni autoctoni della regione Valle d'Aosta, al fine di produrre vini con particolari qualità, usando a loro favore anche le caratteristiche climatiche particolari della zona, con forti escursioni termiche, soprattutto autunnali. Tra questi vitigni troviamo l'autoctono Petit Arven, chiamato così per i suoi acini particolarmente piccoli, che è alla base appunto del vino che degustiamo oggi. Come potete vedere dalla scheda, questo vino è prodotto con 100% uve Petit Arven, la gradazione alcolica è di 13 gradi e l'annata in degustazione è il 2016. Quali sono le peculiarità di questo vino? Lo scopriremo con la degustazione, ma prima, come sempre, un'occhiata più da vicino all'etichetta. E vediamo più da vicino la nostra etichetta, Le Crête Petit Arven, il vino appunto che abbiamo in degustazione oggi, con questa etichetta bianca con le scritte in argento, questo argento appunto metallizzato. Il disegno ricorda il paesaggio alpino, siamo appunto in Val d'Aosta. Andiamo a vedere il retro dell'etichetta per le indicazioni obbligatorie di legge, dove troviamo la denominazione Val d'Aosta DOC, l'annata 2016 e il classico formato da 7,50. Come potete vedere, questa etichetta è un po' particolare rispetto al solito. Perché? Perché questa è la bottiglia per il mercato estero, normalmente il mercato americano. Infatti ha delle denominazioni appunto obbligatorie per questo mercato, appunto per l'importazione negli Stati Uniti. Da cosa lo capiamo? Lo capiamo anche dalla chiusura della bottiglia, quindi dal tappo. Infatti qui troviamo il tappo a vite e non il classico tappo in sughero che siamo abituati a vedere nel mercato italiano piuttosto che in quello europeo. Questo perché? Perché viene ritenuto più comodo per l'apertura l'utilizzo del tappo a vite rispetto appunto al tappo in sughero, e anche per motivi di conservazione. Abbiamo visto quindi la nostra bottiglia con queste particolarità relative all'etichetta e al formato del tappo. Procediamo con la nostra degustazione e andiamo ad assegnare i classici voti. E partiamo come sempre dal colore, un giallo paglierino brillante. Andiamo a sentire al naso una nota floreale che si accompagna a una nota fruttata, in particolare sulla mela, l'agrume, e con un finale di frutti esotici, in particolare frutto della passione. Passiamo al gusto. Qui è sicuramente la nota sapida a farla da padrone, con una buona morbidezza e persistenza, che comunque lascia la bocca molto fresca. Nonostante le caratteristiche che abbiamo individuato, andiamo a vedere come si traducono nei classici voti. Partendo dalla fascia di prezzo, questo vino merita 2 bottiglie su 5. Si trova in vendita tra i 13 e i 20 euro alla bottiglia ed è anche reperibile nei supermercati più forniti della grande distribuzione. Per la versatilità assegno 2 bottiglie su 5. Questo vino è adattissimo per l'aperitivo, come alternativa al prosecco o a un vino frizzante. Le sue caratteristiche di sapidità e freschezza lo rendono un ottimo compagno per stuzzichini a base di salumi o formaggi anche stagionati. Purtroppo per altri usi può pagare un po' dazio, specie se si va sulla carne o su piatti più elaborati. È un vino che ama la semplicità anche a tavola. Sulla facilità di beva assegno 3 bottiglie su 5. È un vino facile ma non banale. Lo si beve in maniera immediata e lo si apprezza fin da subito. Ovviamente un aperitivo con gli amici è il suo luogo naturale, ma anche in una serata a lume di candela può dare un tocco in più. Temperatura di servizio fra i 10 e i 12 gradi.
Concludendo con il giudizio complessivo, e vi ricordo come sempre personale su questo vino, assegno 3 bottiglie su 5. È immediato, facile da bere e ha note molto riconoscibili. Non è probabilmente un campione, ma se ben abbinato regala grandi soddisfazioni. Paga forse una versatilità un po' ristretta e un prezzo non proprio popolare. Vi lascio il link al sito di Cantina Le Crête per conoscere la loro filosofia di produzione che mettono all'interno dei loro vini. Bene, e anche oggi la nostra degustazione termina qui. Se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Condividetelo con i vostri amici e se avete qualche dubbio o qualche domanda fatemela qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite. Vi lascio con le mie solite 3 raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.